Dick, ci sei? Hai detto per caso di essere diretto a nord? No, Boozer. Non andrei mai a nord senza di te. Sì, sì, certo, lo so. Devo aver capito male. È colpa delle ustioni di terzo grado. Già. Occupati di Alvarez, ok? Nick, significa molto per me. Io mi occuperò io di lei, Boozer. Ora cerca di riposare. Chiudo. Un'altra colonia di nidi. Troppo pericoloso, devo bruciarli. Sì, posso usarle. Oh, merda! Faccio un toglio!
altre taglie. Un angelo piangente. Deve essere qui. Dove hai nascosto il malloppo, Leon? Che abbiamo qui? Forse in una di queste. Boozer, mi senti? Da non crederci, ho appena visto un cazzo di elicottero! Un elicottero? Stai scherzando? Un elicottero della Nero! Mi è appena passato sopra, ignorandomi del tutto! Dopo tutto questo tempo, salta fuori un elicottero dei federali dal nulla! Voglio seguirlo e soprattutto capire cosa diavolo stanno facendo! Ehi, Dick! Stai attento. Non avvicinarti troppo finché non avrai scoperto cosa hanno in mente. E non fare cazzate! Certo che no, correrò a rischi! Saluti! Aspetta, aspetta! Stanno rallentando! A quanto pare si fermano! Sono stato chiaro! Muoverti! Io resto! Andiamo! Ci sono!
dei cercatori della Nero. Perché sono? Devo spiarli, capire che fanno. Ok, devo fare silenzio. Se mi vedono, sono morto. Se lanciassi un sasso, potrebbe distrarli. Benzina sufficiente per tornare indietro. Viaggio è lungo. Quando siamo fuori, la benzina è l'ultimo dei nostri problemi. Concentrati. Chi ore sono? Ti si è rotto il display della tua. Qui fuori si gela. Controlla la temperatura della tuta. Tutto a posto? Per la miseria, non finiremo mai. Potrebbe andare peggio. Nota operativa 2000. Dopo aver seguito un esteso gruppo in movimento, dimensioni tra 5 e 600 unità, abbiamo confermato l'ibernazione dei soggetti nella... Ehi, Doc, c'è il sito 23 in programma per domani. Tocca a noi. No, a O'Brien. Ok. Cazzo, dove ero rimasta? Sì, abbiamo confermato l'ibernazione dei soggetti nella grotta di High Desert, ora designata come sito 15. Le tracce sulla vegetazione, la presenza di impronte e vedi foto allegate indicano che il sito è stato occupato per qualche tempo. Deve essere un posticino confortevole. Secondo il sensore di movimento installato dal tenente O'Brien, questa mattina sono entrati nella caverna 447 soggetti. Suggerisco di inviare una squadra dopo le 19.00 per valutare le condizioni all'interno della caverna. Nota per il dottor Anderson, la tua teoria secondo cui i soggetti sviluppano un primitivo stadio di comportamento notturno appare sempre più fondata. Fine del rapporto. Maledetto Brian. Non hai sentito? Più di 400 soggetti. E non sono i classici mafiosi a cui siamo abituati. Sono allo stadio 3. Allora che fine ha fatto? Tutti come bambini. E comunque chiedevo per lei. Io lì non ci metto piede. Questi soggetti non dormono, sono in ibernazione. Hai mai svegliato un orso in letargo? No. Hai mai svegliato un furioso ibernato? In realtà sì. Ero uno dei superstiti alla miniera di White King. Dio santo. Uno ha scoviato un mio amico sbucciandolo come una banana. Queste tute proteggono da molti pericoli, ma non dormono. Per la miseria, caporale. Gesù, io... mi dispiace. La missione era una tragedia annunciata. Infatti, per questo è meglio restare fuori. Se bloccassi l'entrata della grotta, crede che potremmo almeno ridurli di numero? Non so, caporale. Ci sono diversi tunnel nei paraggi. Andiamocene da qui. Sigillare le caverne, certo, come se a qualcuno fregasse.
Huh?